Parlare di se stessi è una delle cose più complicate e forse meno esatte. Comunque ci tento. Io ho vissuto ormai più di 56 anni in palcoscenico, quindi del teatro conosco i vari segreti, le varie potenzialità. Mi esprimo in teatro perché ho risolto tutti i miei problemi importanti della mia vita, perché io sono un po' misto, io sono un pittore nell'anima e un attore di professione. L'attore ha avuto una rilevanza maggiore e aiuta spesso il fratello maggiore, che sono sempre io, che era il pittore perché era nato prima. Questo mi diverte dirlo anche. Ma questa doppiezza, questa complicazione mi ha dato l'opportunità di crescere in tanti campi e in tante, come dire, curiosità di espressione, di sensibilità, di drammi a volte. E ho scoperto, come tanti grandi artisti a cui mi sono ispirato, ho scoperto che il mestiere creativo, più è gioioso, meglio è. E allora il teatro è un gioco, e ho detto: col teatro posso realizzare me stesso. Venite anzi a vedere un attimo, seguitemi, seguitemi. Eccoci, siamo entrati nel tempio della magia, il tempio dei sogni, il tempio di tutto quello che noi vogliamo realizzare, vogliamo raccontare, i pensieri principalmente. Il teatro è fatto di parola, di immagini certamente, laggiù c'è l'allestimento che stanno facendo per domani, ma è il pensiero che conta, la parola che ti racconta qualche cosa, che ti lascia l'emozione. Cioè il teatro è la finzione al massimo del risultato che diventa verità. Questa è l'essenza, detta in una parola, di quello che tutti quanti noi artisti teatrali vogliamo realizzare. E il pubblico viene lasciando tutti i problemi personali, che ognuno ha i suoi, in questo tempio. E qui è pronto a ricevere qualunque tipo di notizia, di pensiero, di dramma, di comicità, di cose buffe, di cose quasi surreali delle volte, ma con la verità che è di fondo. E io qui ho voluto raccontare la storia di Bertoldo, Bertoldino e Cacasin, però riscritta, rimanipolata, riutilizzata, perché col gruppo Atena di Ferruccio Giovanetti, con cui lavoro ormai da un anno e mezzo, forse due col Covid che ci ha bloccato, abbiamo allestito questo spettacolo, ho diretto questo spettacolo e ho lavorato con questi ragazzi che sono gli ospiti del gruppo Atena, che sono persone eccezionali, sono persone molto sensibili, molto curiose, molto attente, molto vive, e infatti loro stessi mi hanno dato tanto. Io ho dato il mio contributo come conoscenza di mestiere, di teatro, di palcoscenico, come riuscire a muoversi, a esprimersi, a dire i concetti dello scritto, del testo, ma loro hanno messo questa forte verità personale che portano dentro, e che è stata una scoperta anche per me, una cosa meravigliosa, perché l'entusiasmo, la verità, la forza che hanno questi ragazzi è tale che coinvolge il pubblico. E siamo stati tutti, diciamo anch'io, molto più sorpreso di quello che abbiamo realizzato e ho realizzato con loro, di quello che pensassi. Quindi devo dire, non si finisce mai di imparare l'animo umano e gli altri. Chi sono gli altri? Chi sei tu? Chi siamo noi? Uno, nessuno, 100.000, come diceva Pirandello. Non lo so. La cosa bella è che abbiamo realizzato qualcosa di spettacoloso, quasi magico. Quanto è bella giovinezza, che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non vi è certezza. A presto.